le ragioni antinucleariste prima e dopo Fukushima. Insomma, una vexata questio, un dibattito particolarmente acceso tra i favorevoli e i contrari al nucleare. Ma quali sono le ragioni profonde del no? Le ragioni profonde del no, a mio modo di vedere, sono molteplici. La tecnologia nucleare, diversamente da quanto si suol dire, non è una tecnologia avanzata, direi piuttosto che è una tecnologia complessa, per certi versi vecchia, costosa e anche pericolosa, come si mostra molti incidenti. Le ragioni del no sono di tipo economico, relativa all'impatto ambientale, al problema delle scorie e al problemi insoluti che ancora ha questa tecnologia, come lo smantellamento, il periodo cumulato di funzionamento di e il problema della sicurezza, quanto ci abbiano assicurato finora, insomma, sull'esito del referendum. Lei è ottimista anche con riferimento al raggiungimento del quorum? Io sono ottimista se considero l'esempio che ha dato la popolazione della Sardegna, che pur chiamata a votare per le elezioni amministrative in pochi comuni, relativamente pochi comuni, ha dimostrato un afflusso del 60% dei votanti per quanto riguarda il referendum consultivo sul nucleare e ha votato il 97%. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'ente grave è 100.000 anni di attore. Lei si tiene sui numeri reali, quindi si tiene solo sulla casistica incidentale, quella rilevata proprio. E quindi questa casistica incidentale